Si è tanto parlato del padiglione C dell'ospedale Galliera che entrerà in funzione, non era possibile farlo prima utilizzando magari i soldi della nave ospedale e investirli per qualcosa che durasse invece che spenderli per una soluzione provvisoria? No, perché il padiglione C comunque verrà riaperto in modo provvisorio e poi verrà riacchiuso per i lavori che quell'ospedale farà di intera riqualificazione di quell'area nella sua missione sanitaria. Però mi scusi, sarebbe stato già pronto adesso per la seconda ondata? Il padiglione C sarebbe stato già pronto. Il padiglione C ospiterà pazienti a bassissima intensità di cura, è una soluzione come molte che stiamo trovando di emergenza dal momento che la nave non è più disponibile. All'epoca è costata di meno ed è stata più efficiente la nave. Oggi la nave non c'è, facciamo di necessità virtù, come si dice, recuperiamo il padiglione C per una cinquantina di posti letto a bassissima intensità, trattandosi di un padiglione peraltro ancora da verificare se potrà essere messo davvero in funzione tutto, perché vi sono permessi e agibilità dei vigili del fuoco, c'è un impianto di gas medicali che non funziona più, quindi non è una operazione facile come qualcuno dice, la facciamo perché non vogliamo rinunciare a nessuna opportunità. Oggi ci sarà una riunione della nostra protezione civile con i vertici dell'ospedale, ma non sono soluzioni né alternative né comparabili.